parliamo di piante angiosperme, ok? Terminiamo l'argomento precedente. Le piante angiosperme, sono piante spermatofite e quindi anche tracheofite. Okay? Ci ricordiamo cosa vuol dire. Spermatofite vuol dire che fanno i semi. Angiospermae in latino. Vuol dire che fanno i semi e tracheofite vuol dire che sono piante che posseggono tessuti vascolari, cioè che sono capaci di trasportare l'acqua a grandi distanze lungo i loro fusti. E questo lo sa una cosa che sappiamo tutti quanti perché moltissime piante angiosperme, le angiosperme sono praticamente la stragrandissima maggioranza delle piante e quasi tutte le piante a cui pensiamo normalmente possono diventare anche molto alte, pensate a una quercia, un faggio, salice, possono raggiungere altezze anche molto significative, quindi necessariamente devono possedere dei tessuti apposta per trasportare l'acqua verso l'alto. Allora, abbiamo detto già ieri che la grande invenzione delle piante angiosperme, vi ho portato qua un esempio, okay. Eccola qua, questo è un esempio di una pianta angiosperma che ho trovato qua fuori in giardino, bene. È l'invenzione del fiore, che è una struttura che fondamentalmente è evoluta per consentire di collaborare con degli animali per trasportare i gametofiti maschili, cioè il polline, da una pianta sporofito a un altro sporofito di un altro individuo. Questo, il polline, viene trasportato da qua a qua, da chi viene trasportato in questo caso particolare dagli insetti che sono attratti da una ricompensa che viene posta all'interno del fiore, di solito nettare, cioè un liquido zuccherino, e questi insetti arrivano sul fiore per nutrirsi del nettare, si sporcano di polline, cioè di gametofiti maschili, e poi andando in un altro fiore della stessa specie, trasportano il polline alla seconda pianta delle due, e quindi questo polline può raggiungere in questa maniera il gametofito femminile che si trova in questa seconda pianta, okay? Il fiore. Allora, questa caratteristica delle angiosperme è poi che il gametofito femminile, cioè l'ovulo, in parole povere, okay? Allora, come nelle gimnosperme, anche nelle angiosperme, i gametofiti maschili e femminili sono estremamente ridotti, sono ridotti a pochissime cellule. Allora, il gametofito maschile è due o tre cellule che si trovano all'interno del granello di polline, come nelle gimnosperme, e il gametofito femminile sono 7, 8, 10 cellule che si trovano all'interno dell'ovulo, come nelle gimnosperme. Quindi in questo sono molto, molto simili e praticamente sono quasi uguali a noi animali, nel senso che il gametofito maschile è così piccolo, cioè il polline è così piccolo che è come se fosse quasi un gamete. È una cosa molto simile a quella che c'è negli animali alla fine, che non è che sia. E il gametofito femminile anche è così piccolo che possiamo immaginarlo come se fosse un ovulo solo, cioè come se è un ovulo più 5, 6, 7, 8 cellule, ok? Quindi è una cosa semplificata, per così dire, in quanto all'alternanza di generazioni. Allora, questo ovulo, caratteristica delle angiosperme caratteristica che dà loro il nome, angiosperme significa seme nel vaso, l'ovulo è conservato all'interno di una struttura protettiva che deriva da una foglia modificata che si chiama l'ovario. L'ovario delle piante angiosperme. Questa caratteristica non c'era nelle piante gimnosperme. Nelle piante gimnosperme, come le conifere, gli ovuli si trovano, se vi ricordate, all'interno di un cono, la pigna praticamente, e si trovano nudi, senza niente, tra una squama e l'altra del cono femminile, cioè della pigna per l'appunto. Okay? In queste angiosperme, questo ovario si trova all'interno della struttura che è il fiore che abbiamo appena nominato, di cui abbiamo visto un esempio. Allora adesso vediamo un pochino meglio la struttura di questo fiore con un po' di terminologia che va bene, che conosciamo. Allora, tipicamente, allora, di fiori c'è di tutto al mondo, c'è una varietà incredibile, okay? Però tipicamente il fiore ha una struttura simile a questo. Allora, partendo da fuori, cioè partendo dalla parte che è più esterna o che è più verso la base della pianta, dietro al fiore, e lo vedete benissimo qui, c'è un giro di foglie modificate, cioè una serie di foglie modificate, queste verdi che vedete sotto.
E queste foglie modificate sono di solito a protezione del fiore. Okay? Vi faccio un disegno di proprio questa pianta qui. Queste foglie modificate che sono a protezione del fiore hanno il nome di il sepali. Ecco il disegno qua, faccio un'insezione. Okay? Si chiamano i sepali. Sepali. E l'insieme dei sepali di un fiore prende il nome del calice. Il calice del fiore. E l'insieme dei sepali del fiore. Vedete? Quindi questo fiore qui ha un calice sotto, vedete, di 10 sepali. Di contatto sono 10 sepali, ammettiamo, ok? Quindi primo strato, per così dire, del fiore. Secondo strato del fiore è un altro giro di foglie, sempre molto modificate, che in questo esempio qui sono gialle, che di solito hanno la funzione di attirare gli insetti o gli impollinatori in generale. In questo caso, vedete, sono di colore giallo. E questo secondo strato di foglie, queste foglie particolari modificate, lo sapete tutti, si chiamano i petali. I petali. Petali. E l'insieme dei petali, di solito sono un numero fisso per ogni specie, si chiama la corolla. A volte possono essere simmetrici, possono essere asimmetrici, possono avere le forme più strane. In questo caso il discorso è molto semplice, sono semplicemente un po' arrotondati così con forma di cuore. Okay? E questa è la corolla del fiore, sono i petali. Allora, se io rimuovo i petali, così, okay, ecco, eliminiamo i petali, e riusciamo a vedere meglio che cosa c'è dentro, okay, spero che si veda, abbastanza, si vede un po', non so se si vede, comunque non riesci a mettere a fuoco. Dopo i petali, abbiamo lo strato delle strutture che producono i gametofiti maschili. Queste strutture che producono i gametofiti maschili, in questo esempio qui sono numerosi, okay, e hanno forma di un filo con in cima un pallino, così. Ce ne sono numerosissimi in questa pianta qua, saranno una ventina. E queste strutture qui sono fatte così, hanno un, cioè, si chiamano, diciamo il nome prima, si chiamano gli stami. Gli stami. Okay. Ciascuno stame, la struttura che produce i gametofiti maschili, è fatta da un filamento, così, un filamento, e in cima al filamento c'è la zona dello stame dove si produce effettivamente il polline, che di solito è fatto di due metà, un po' suddivise da una fenditura, e questa parte qui invece si chiama l'antera, è la zona dove viene prodotto i gametofiti maschili. Allora, non i gametofiti maschili, viene prodotta la spora, la quale poi, la pianta è lo sporofito, la quale poi produce praticamente subito, dopo solo due o tre moltiplicazioni, il gamete. E tutto questo gametofito fatto di poche cellule, okay, è il granulo di polline. Non so se si vede in qualche maniera, vabbè, no, perché siamo troppo vicini, ma ci sono questi granuli di polline. Poi all'interno, ancora, ultimo strato, okay, abbiamo le strutture che producono il gametofito femminile, quindi la spora femminile e poi di conseguenza il gametofito femminile, che invece è l'ovario. Okay. In questa specie particolare di ovari ce ne sono molte decine, può essercene uno, possono essercene due, in questa ce ne sono molti, okay, l'ovario. Allora, l'ovario, che è la parte, per così dire, femminile del fiore, tipicamente è fatto, non l'ovario, cosa ho detto? Non l'ovario, cancellata la parola ovario, il pistillo, che è la parte femminile del fiore. E qua il pistillo si compone tipicamente, dico tipicamente perché c'è di tutto, ci sono tutte le varianti, tantissime varianti possibili, ma si compone tipicamente di tre parti. L'ovario, appunto, che è la zona a protezione e dove si produce la spora femminile, quindi il gametofito femminile con l'ovulo, okay, qua dentro, e di solito ce ne sono molti di questi gametofiti femminili all'interno dell'ovario. Poi c'è una struttura allungata, di solito, non sempre c'è, ma spesso c'è, si chiama lo stilo, e in cima c'è un aggeggio, una
pallino, un disco a varie forme, un filamento, può avere un sacco di forme diverse, che si chiama lo stigma. Stigma. Allora, che cosa succede quando il vento, gli insetti o quello che sia porta il polline sullo stigma? Mettiamo un granello di polline qui. E lo stigma è il punto che deve ricevere il polline. Allora, il polline arriva sullo stigma, una cellula specializzata di questo gametofito maschile produce, si allunga tantissimo crescendo all'interno dello stigma fino in basso, quindi una cellula del gametofito cresce lungo lo stilo, raggiunge uno degli ovuli e poi praticamente inietta all'interno di quest'ovulo un gamete maschile. Quindi all'interno del granulo di polline, che è il gametofito maschile, ci sono almeno due cellule sempre, una che produce questo tubo molto lungo e il gamete maschile, che è praticamente lo spermatozoo, per così dire. Okay? E così funziona l'impollinazione delle piante angiosperme. Questo polline, abbiamo detto, può essere trasportato dagli insetti, ma può in altre piante, ne faccio vedere un paio, eccole qui, va bene, queste sono due graminacee, e in questa pianta qui il polline invece viene trasportato dal vento, e naturalmente, come vedete, questi fiori, questi sembra strano, ma sono dei fiori, non sono belli da vedere, non hanno nessun scopo estetico, per così dire, perché non devono attirare nessun insetto. Il polline viene semplicemente trasportato dal vento, come era nelle gimnosperme. Okay? Quindi abbiamo visto strutture possibili di fiori. Okay? Quindi il fiore, di solito abbiamo il calice, la corolla, poi abbiamo gli stami e il pistillo, o i pistilli, gli stami composti da filamento e antera dove si produce la spora maschile e quindi il gametofito maschile e quindi anche, cioè, il polline dentro anche il gameto maschile, e poi la struttura femminile, l'ovario, con lo stilo e lo stigma, che insieme formano il pistillo, e all'interno dell'ovario abbiamo le spore femminili che producono il gametofito femminile con dentro l'ovulo, okay? Con dentro la cellula femminile. Polline arriva sullo stigma, cresce lungo lo stilo e raggiunge l'ovulo, all'interno del quale inietta la cellula, il gamete praticamente. Okay? Quindi niente acqua, da nessuna parte qui c'è acqua, sono piante anche queste, come le gimnosperme, adatte a vivere senza acqua. Il gamete non deve nuotare da nessuna parte, ci arriva direttamente alla cellula femminile. Poi, cosa succede in queste piante angiosperme? Succede che l'ovario cresce quando la cellula femminile è stata fecondata, okay? L'ovulo all'interno si trasforma in un seme, come in tutte le spermatofite, quindi dall'ovulo, l'ovario contiene gli ovuli, l'ovulo si trasforma in un seme dopo essere stato fecondato, mentre l'ovario, che si trova fuori a protezione degli ovuli, e questa è una caratteristica solo delle angiosperme, si trasforma in un frutto. Questo frutto è una struttura a protezione del seme che svolge di solito una funzione di dispersione, cioè permette ai semi di essere trasportati lontano dalla pianta madre. Allora, di modi di disperdere il seme ce ne sono tantissimi, ok? Uno è la dispersione tramite il vento. Per esempio, nel genere Taraxacum, che tutti voi conoscete, okay? Se vediamo le immagini, vedete, c'è questa struttura particolare che serve, vedete, questi sono i frutti, questi qui piccoli si trovano in basso, sono i frutti di moltissimi fiori. Questa struttura qua è composta di numerosissimi fiori. Ciascun fiore produce un frutto, e questo frutto è attaccato a questa specie di paracadute, che serve per la dispersione tramite il vento. Okay? Altri che servono per la dispersione tramite il vento, okay, sono il frutto dei pioppi. Okay? Tutta questa lanugine che voi vedete a volte in giro, okay? Vedete?
che la gente chiama ovviamente in modo erroneo polline, sono i frutti dei pioppi, e all'interno di questi ci sono i semi, vediamo se si vede in qualche immagine. Ecco, vedete, questi piccoli grumi qui contengono un piccolissimo seme e sono i frutti del pioppo. E questa è la dispersione tramite il vento, a volte può essere anche tramite ali, per esempio così. Okay, questi sono i semi dell'acero, hanno delle ali per volare. Altre volte invece il caso più tipico è la dispersione dei semi avviene tramite gli animali. L'ovario si sviluppa in un frutto buono da mangiare, per esempio una ciliegia. Qualche animale mangia tutto quanto il frutto in un colpo solo e il seme è protetto molto, molto bene e quindi non riuscirà a essere digerito, e poi quando l'animale va in bagno, per così dire, disperde il seme molto molto lontano dalla pianta madre. Okay? Quindi le piante, molte piante angiosperme, producono frutti buoni da mangiare, che hanno anche una grande importanza economica, come potete capire tutti quanti, e lo scopo per cui fanno questo è quello di consentire di disperdere i semi molto lontano grazie all'azione di animali che mangiano questa parte. Okay? Quindi queste sono caratteristiche delle piante angiosperme: la presenza del fiore con tutta questa serie di strutture, la riproduzione, l'alternanza di generazioni molto simile a quella che abbiamo nelle gimnosperme, okay, in cui la generazione aploide, cioè i gametofiti, sono ridotti a poche cellule, maschile e femminile, divisi come nelle gimnosperme. Poi abbiamo la presenza del frutto come caratteristica tipica delle angiosperme. Queste piante angiosperme sono di solito, i fiori di solito, ma non sempre, ma di solito, posseggono sia organi riproduttivi maschili, sia organi riproduttivi femminili contemporaneamente negli stessi fiori. Questa è la condizione normale che si ha nella grande maggioranza dei casi. Esistono anche piante in cui questi organi riproduttivi maschili e femminili sono separati in fiori diversi sulla stessa pianta. Un esempio di queste potrebbe essere il nocciolo. Vediamo i fiori del nocciolo. Ecco qua, va bene. Questo qui, che bello, ma troviamo una figura. Questi qui lunghi che vedete sono dei gruppi di fiori maschili, questi lunghi. Okay. Questo qui rosso invece è un fiore femminile. La parte rossa che vedete è lo stigma, gli stigmi dei fiori femminili, e da questo fiore femminile nascerà la nocciola, mentre invece questi fiori maschili disperdono il polline nell'aria e poi cadono. In altre piante ancora, invece, abbiamo individui maschili e individui femminili, quindi sessi separati. Per esempio, piante così sono il kiwi, in cui ci sono piante maschi e piante femmina, che producono solo il polline o solo gli ovuli. Un'altra famosa è l'ortica, per esempio, anche è una pianta divisa in ortiche maschio e ortiche femmina, e anche molte altre, per esempio marijuana è un'altra. Va bene?